15.000 biglietti in prevendita, 500 abbonati in più. Domenica in 60.000 al San Paolo per Napoli-Inter, attratti dal fascino della sfida fra la sorprendente squadra di Boskov e la deludente formazione di Bianchi, abilito da una classifica che ancora non giustifica gli enormi investimenti di Moratti. Boskov precisa e rilancia la possibilità di un inserimento dall'inizio di Bogosian. Noi dobbiamo giocare contro una grande squadra, grande società di calcio, anche penso con un presidente, signor Moratti, che ha fatto grandissimi sforzi economici, perché lui voleva fare una Inter come suo papà. Questo è vero. E per quanto riguarda il Napoli, c'è la prova, questa è una prova di fuoco, perché il Napoli si è espresso finora benissimo, però contro una grande squadra ancora non ha giocato, se si eccettua il Parma. Questo è certo, solo per me è sempre è meno delicato giocare fuori casa che a casa. Quando un giocatore fuori casa sbaglia, tifosi applaudono. Quando sbaglia in San Paolo, fischiano. Per questo dico, è meglio giocare fuori casa che a casa. Però l'unico dubbio sta a Renato Buso, perché lui ha preso un poco contratto. Non so che ha problemi con Caviglia, però se non può giocare lui, ora deve giocare Bogosian. Nessun ultimatum a Bianchi, lavori tranquillo il tecnico perché non devo esonerarlo per forza. Massimo Moratti stamani ha fatto visita a sorpresa alla squadra in quel di Appiano Gentile. Ha seguito la seduta di allenamento ed ha provveduto ad informare il popolo nerazzurro che Ottavio Bianchi gode sempre della sua incondizionata fiducia. Il presidente dell'Inter, più di ogni altro, avverte il momento delicato. Parole dolci dunque per tutti, per Roberto Carlos e per Benny Carbone, che domani al San Paolo tornerà da avversario. Un anno a Napoli dopo l'esperienza in Granata, 5 realizzazioni in campionato e poi a 24 anni la squadra della grande metropoli. Bianchi non ha ufficializzato la formazione che affronterà la squadra di Boskov, ma Benny, ovvero Benito, ci terrebbe da morire ad onorare quel 10 che nerazzurro già pesa. Io sono contentissimo di essere qui all'Inter, che sicuramente è una maglia prestigiosa. Comunque avrei lasciato Napoli solo per una maglia come quella dell'Inter, sennò sarei rimasto lì a vita. Ancora sicuramente non ho fatto vedere quello che ho fatto vedere a Napoli, appunto quello che ho fatto vedere l'anno prima a Torino, e fisicamente sto bene, quindi adesso sta a me, partita dopo partita, cercare di migliorare. 2 anni fa, novembre 93, Desailly, 1,84 m, una colonna a centrocampo. Quest'anno Weah, 1,85 m, subito amato dai tifosi milanisti. Dal prossimo novembre, Patrick Vieira, 1,92 m. Cresce nel Milan la vena africana, sempre più nero accanto al rosso della sua maglia, e diventano 6 gli stranieri a disposizione di Capello, che però ha già dimostrato di saper amministrare il complicato turnover. Infatti, nella stagione 93-94, il Milan ha conquistato Scudetto e Coppa Campioni, avendo in organico 7 stranieri. Vieira ha 19 anni, centrocampista con propensione difensiva, gioca in Francia nel Cannes, dove però pensa di non tornare più. È a Milano per perfezionare l'accordo che lo legherà al Milan, in modo da mettersi a disposizione di Capello già da novembre. Dopo l'addio al calcio di Van Basten, si è persa ogni traccia del Milan olandese. Sul futuro di un Milan africano, Vieira si esprime sorridendo, e conferma anche una buona conoscenza del calcio italiano attraverso i programmi Rai. Sì, sì, je veux dire Marcel Desailly di Ghana. Con Marcel Desailly dal Ghana, George Weah dalla Liberia e con me dal Senegal, la forza africana apre le sue porte. Maldini è uno dei miei idoli, perché è tanto che gioca ed è un calciatore che ammiro molto. Grande festa a Salerno e c'è chi parla di nuovo di Serie A. La CAF ha posto rimedio ad una sentenza inique. La Salernitana può così rompere a forza 8 nel campionato cadetto. Abbiamo sempre creduto al fatto di non aver commesso. Gunnar Nordahl era innamorato dell'Italia. Il destino ha voluto che morisse da noi, in Sardegna, dove era in qualità di guida turistica. In Italia arrivò nell'immediato dopoguerra, precedendo i connazionali Gunnar Gren e Nils Liedholm, con i quali formò il famoso trio Grenoli. Col Milan conquistò 2 scudetti e vinse per 5 volte la classifica dei cannonieri, realizzando un totale di 210 gol. Nel campionato 49-50 Nordahl andò a rete ben 35 volte. Giocò 33 partite con la nazionale svedese, vincendo anche un'Olimpiade. Un campione davvero indimenticabile.
Gli sportivi italiani impararono a conoscerlo nel 1978 ai mondiali di Argentina, quando con un tiro da lontano batté Zoff, regalando al suo Brasile il terzo posto finale. Ora un incidente stradale ha posto fine a Rio de Janeiro alla vita di José Guimarães Dirceu, che, anche se non come Nordahl, ha lasciato il segno del campionato italiano di calcio. Straordinario campione di umanità, ogni riccio un progetto, José Dirceu, 43 anni, era un giramondo nato. Aveva speso tutta la sua vita vivendo col pallone come cuscino. Giocatore di grande talento, aveva fatto della continuità il suo particolare rivelatore, un aspetto insolito per artisti della pelota quali sono i brasiliani. Protagonista, primo attore sempre, in Brasile e in Spagna, prima di arrivare in Italia, dove è stato protagonista con le maglie del Verona, dell'Ascoli, del Napoli, del Como e dell'Avellino, prima di chiudere la carriera tra i dilettanti del Benevento e del Bolitana. Aveva alle spalle 4 mondiali, ma lo stesso entusiasmo di quando era ragazzino. In Italia aveva lasciato interessi nel campo commerciale, organizzava feste e noleggiava limousine per i matrimoni, ma soprattutto giocava per beneficenza, per i ragazzi disabili del centro Helion, portando in dono tute, palloni, magliette. La moglie Vania aspetta il quarto maschietto, dopo José Junior, Stefano e Ronaldo. José Dirceu è morto per gli almanacchi, non certo per il cuore della gente, che ricorda sempre la voglia di vivere, il sorriso di quest'amico che non c'è più, solo fisicamente. Nazionale. Campionato e Coppa dei Campioni lo hanno prepotentemente lanciato alla ribalta delle cronache sportive. Alessandro Del Piero è il nuovo astro del calcio italiano. Guardi Pinturicchio e dimentichi Raffaello. Al vernissage in Coppa dei Campioni, Alessandro Del Piero ha fatto tornare in mente l'ultima magia juventina di Roberto Baggio e ha conquistato anche i nostalgici di Codino d'Oro. Di più, il ragazzo di Conegliano, 21 anni da compiere, segno dello scorpione come Van Basten e Maradona, ha dimostrato che il futuro è suo, in bianconero come con la maglia azzurra della nazionale. I suoi gol sono stile Del Piero, come la sua capacità di essere un numero 10 fantasioso come gli altri, ma più di altri al servizio del gruppo. È l'atipico degli atipici, l'estro che non esclude le necessità di concretezza di una partita di calcio moderna, giocata a ritmi che non consentono soltanto pennellate d'autore, chiedendo all'artista di vestire la fatica dell'umiltà, di assecondare le necessità del gruppo. Poi, i tocchi di classe, quei tiri al volo, quelle parabole assassine, quei passaggi che tagliano le difese. Rivera, Platini, Maradona, Baggio, a chi assomiglia di più il ragazzo razzapiare? E che importanza può avere? Pinturicchio ha già affrescato le sue stanze, sembra non temere o volere paragoni. Alla Juve l'hanno capito da un pezzo. Il mio colore preferito, senz'altro il blu, e le tonalità del blu. A partire dall'azzurro anche al blu notte, quelle sono... anche perché delle volte mi fermo così a guardare proprio il cielo. Ma il mio piatto preferito sono le tagliatelle, senz'altro, e le patate fritte. Apparentemente sono abbastanza timido, però una volta che così che conosco le persone che mi stanno accanto, allora sono molto più spontaneo, molto più estroverso. Ma i tifosi fanno parte della vita di un calciatore e quindi vanno senz'altro accettati in tutto. Bisogna essere per quanto possibile sempre disponibili per l'autografo, per la foto, anche in momenti dove magari personalmente tu non sei al massimo. No, prego. Se i tifosi sono donne, io ugualmente cerco di accontentare, insomma, con l'autografo, con la foto per quanto possibile. Poi, per quanto riguarda l'intimo, sono già fidanzato. Seguilo. Il fatto che Baggio sia andato via, senz'altro ha lasciato molto più spazio per me, come è successo l'anno scorso quando purtroppo si infortunò, e questo senz'altro mi ha avvantaggiato per crescere.
logico che arrivi ad un certo punto dove... Tira Balbo e intelligente preziosismo tecnico di Fonseca che fa vero ingannando Rossi. Naturale la preoccupazione di Capello, ma il Milan cresce. UEA prima in UEA, merito del Montenegrino, ma grazie anche a un'indecisione della difesa giallorossa. Nella ripresa prevale l'equilibrio, poi alla mezz'ora UEA infrange sogni di Mazzone della Roma bruciando prima Aldair e poi Cerbone in uscita. Inutili nel finale, i generosi ma improduttivi. Sì, sì. No. Le telecamere lo inquadrano e lui sembra felice e incredulo come un